dovevano essere 8 sono gli 11, dovevano essere manager sono i loro riporti. Quindi lui è entrato in aula, non aveva gestito lui la relazione con i clienti, quindi lui era lì come formatore e si è trovato una situazione che non è esattamente quella che si aspettava. Secondo punto, quando io finisco le mie 4 ore, 2 giornate di formazione, magari anche un bellissimo team meeting, poi effettivamente che cosa mi sono portato a casa? Che cosa mi è rimasto? Che cosa posso mettere in pratica fin da subito nel mio quotidiano senza pensarci troppo? Terzo punto, oggi in realtà apprendiamo in maniera totalmente diversa. Il primo istinto, quando voglio capire come fare qualcosa, è lo cerco su Google. Guardo un tutorial su YouTube, che sia la ricetta del filetto o preparare un pitch per un evento sociale. Quindi noi, io e il mio team, abbiamo messo insieme queste esperienze, questi punti di vista per elaborare una soluzione di consulente virtuale che si rivolga appunto al lavoro e a quello che in parte fa una funzione in chat per le persone della sua azienda. Noi abbiamo messo una parte, se vogliamo, di competenza e di contenuti con il supporto tecnologico di un partner che stasera, che poi si racconterà anche loro più nello specifico, che è Antonio di Everywhere, e il risultato è stato quello che vi condivido da poco. Come lo possiamo utilizzare? Quindi tanto bello, però nel concreto che cosa, qual è il tipo di esperienza, qual è il tipo di utilizzo e di utilità. Prendiamo Giorgio. Giorgio è un project manager, la sua azienda ha acquisito un laboratorio di ricerca Toniamo in Germania e il capo dell'azienda vuole mandare lì una sua persona per fare sì che tutto venga gestito come headquarter comanda. Questa è un'operazione molto strategica perché l'acquisizione ha permesso di aprire dei nuovi business e di portarsi a casa un grosso cliente, quindi c'è anche un nuovo gioco. E il nostro amico Giorgio non ci pensa due volte e dice: aspetta, è un'opportunità quando mi capita di fare questo scatto, questo salto di carriera. Viene scelto e comincia tutta la trafila della sua partenza, del passaggio di consegne, per fare il trasloco, eccetera. Arriva venerdì sera, si trova in mezzo agli scatoloni nella sua nuova casa in Germania e dice: caspita, io lunedì ho il primo incontro con il mio team, dove devo presentarmi come capo, quindi devo fare comunque una buona impressione e devo impostare il lavoro in modo che questo progetto su cui io ho un po' di pressione addosso vada a buon fine. Cosa può fare a questo punto Giorgio per prepararsi? Può chiedere a VIC, Virtual International Consultant. Vi faccio vedere una versione ancora demo perché lo lanceremo ufficialmente il 1 ottobre, quindi vedete proprio una prima versione in anteprima, fate conto che sia proprio la preview per pochi eventi, ma ci tengo appunto a condividerla con voi perché un conto è raccontarlo e un conto è toccare con noi. Spero che si legga, se no ve lo racconto comunque un po' a voce. E se con Zoom che si abbatta lì. Meglio così? Perfetto. Vic si presenta e dice: per quale paese hai bisogno di supporto? Abbiamo detto, Giorgio si trova in questo momento in... Per quale tipo di problema hai bisogno di supporto? Quindi comincio a chiederti di circoscrivere la situazione. In questo caso, nella versione demo abbiamo solo due opzioni.
e poniamo che Giorgio dice ok, io devo fare, devo, mi aspetto che questo meeting di comunicare delle indicazioni, di condividere delle indicazioni operative, quindi seleziono la prima situazione. Ok, aiutami a capire ancora meglio. Sei basato nel tuo paese di origine, ma hai un incontro molto focalizzato, quindi devi fare un accordo, devi fare un incontro, oppure è una situazione in cui tu sei in distacco, sei in espatrio, quindi vivi fisicamente in quel paese e hai una presenza diversa? Altro elemento che può avere un impatto sulla situazione. Sei il team leader, quindi sei il responsabile ufficiale. Sei il project owner, ma c'è comunque una figura che in qualche modo a cui tu porti. Sei semplicemente uno dei membri del team, quindi dai il tuo contributo come tutti. Sei un cliente oppure sei un fornitore? Giorgio dice: no, io sono, vado lì per essere il team leader. Ok, descrivimi la situazione, quindi dammi il contesto. Giorgio dirà, ovviamente qua poi abbiamo inserito anche dei, degli esempi per far capire che cosa intendiamo con descrivere la situazione in una sorta di guida. Quindi Giorgio dice. Ovviamente qua mi chiede l'indirizzo mail, se fosse un account aziendale sarebbe già inserito. Metto il mio perché il processo poi si conclude con la risposta e la strategia del cliente, che viene inviato apposta via mail, perché così rimane un qualcosa che la persona ha sempre a disposizione da poter consultare, quindi non deve prendersi appunti, non deve riaprire una chat, gli rimane proprio come strumento di lavoro. Velocissimo, quindi ripeto, siamo a venerdì sera e devo avere queste informazioni entro lì. Allora, qua abbiamo delle indicazioni già personalizzate, quindi idealmente se una persona comincia un distacco, quindi si trasferisce in Germania, si presuppone che abbia già iniziato a conoscere il tuo team, a capire come lavorano, eccetera. Ma ci sono comunque delle azioni specifiche da fare. Quindi, Mick ti dice, attenzione, perché nella cultura in cui ti trovi, la ricerca dell'eccellenza e questa mail
ordine, rigore, precisione e puntualità. Questo cosa vuol dire per te nello specifico? Quindi come puoi utilizzare queste informazioni e passare direttamente da una cornice teorica alla pratica? Intanto, quando ti presenti, non puntare sulla tua autorità come capo, ma sulla tua esperienza. Spiega nel dettaglio l'intero processo, quindi chi farà che cosa e quando, come, perché, se ci sono altre persone coinvolte, quali sono i criteri di valutazione, che cosa definisce un successo o non successo. Questo perché in questo modo metterai il team a proprio agio e darai loro visibilità dell'intero processo. Non aver paura di dedicare parecchio tempo a sviscerare tutti i tuoi dubbi e a mettere in chiaro i dettagli, perché poi sembra che prenderai tempo all'inizio, ma nella fase successiva di implementazione procederete molto più spediti. È importante che la comunicazione sia il più diretta e trasparente possibile, anche se dovessero emergere degli aspetti negativi. Quindi magari Giorgio dice, però al primo vero incontro magari non soffermiamoci proprio su quello che non va, cerchiamo di vedere le cose in maniera positiva, eccetera. E invece in questo caso, per questo contesto, non è questione di criticare da un punto di vista personale, ma bisogna identificare quelli che sono gli eventi rilevanti, inclusi quelli che non va, e tenendo conto del piano d'azione. Fare riferimento a dati, ricerche, benchmark, quindi il più possibile supportare la propria presentazione con dei dati. Ci sono altri contesti in cui se io utilizzo troppi dati, perdo la mia audience, perdo il mio team e mi annoio subito. E nell'organizzare la riunione in Learning Calendar, perché non inserisci già qual è l'agenda, quali sono gli argomenti del meeting, così si sentono preparati, si sentono tranquilli. E magari puoi avere la tentazione di dedicare un po' più tempo a dei convenevoli iniziali per stabilire un rapporto, ecco, sappi che in questo caso non è esattamente la cosa più. Il secondo passaggio è, a distanza di qualche tempo, in questo caso essendo la versione demo in tempo reale, volevo chiederti come ti sei trovato e se hai avuto modo di mettere in pratica i tuoi suggerimenti. Quindi mi fai tornare sulla chat e mi chiedi di condividere quella che è stata la mia esperienza e come effettivamente mi sono trovato. Cosa abbiamo ottenuto in realtà con una brevissima sessione di chat che sarà durata, non ho cronometrato, ma meno di 2 minuti, incluso il tempo di leggere la strategia che mi è stata raccomandata? Intanto abbiamo avuto delle risposte, meglio Giorgio ha avuto delle risposte verificate e validate, quindi non ha perso tempo a cercare di capire tra i vari risultati quello che gli conveniva fare. Ha avuto anche dei suggerimenti pratici e pronti all'uso, quindi subito cose legate a come organizzare l'agenda, su che cosa fare leva, come gestire la comunicazione. Ha potuto avere accesso a un'informazione divisa e condivisa in una realtà con una presenza su più sedi, su più filiali, quindi anche in contesti dove non è sempre possibile alzarsi e chiedere al mio vicino di banco, al mio vicino di scrivania, senti, ma tu come te la sei cavata in questa situazione? Avere una modalità di apprendimento che è continua e interattiva, quindi da un lato Vic mi chiede feedback, quindi nel momento in cui anch'io come Giorgio metto in atto una strategia che ha successo,
questa poi diventa un patrimonio comune, quindi la posso condividere e altri vedranno, guarda che altri tuoi colleghi hanno fatto così in questo caso, quindi perché non provi anche tu, perché comunque ha funzionato. È interattivo, quindi io dialogo con il mio consulente virtuale, non mi limito a appunto digitare su Google o ad ascoltare un video, per esempio. E infine pensiamo a quanto vale ormai un'ora del nostro tempo e quanto possiamo risparmiare, sia evitando approcci e tentativi di errori. Magari Giorgio si preoccupava di appunto voler essere credibile a tutti i costi, non voler parlare subito di aspetti negativi, e avrebbe cominciato il suo percorso in Germania decisamente in salita, dovendo poi recuperare terreno nel corso di fiducia con il suo team, e dedicandoci anche a meno task ripetitive. Secondo un report negli States, il 55% dei manager, dei professionisti sostengono di dedicare un giorno alla settimana, quindi 8 ore, a delle task ripetitive. Se pensiamo che con PIC queste possono essere non 8 ore, ma 4 o 2 ore, vuol dire che abbiamo a disposizione molto più tempo per fare veramente delle attività a valore aggiunto, che sono quelle per cui stiamo pagando qui, e diciamocelo, anche quelle che poi ci divertono di più, perché ripetere 20 volte al giorno alla stessa domanda è frustrante e abbastanza tempo. Siamo arrivati a tutto questo. Da un lato, intanto è stato un vero e proprio parto, perché parliamo di 9 mesi di lavoro, quindi da inizio anno a settembre. Da un lato, appunto, sempre con questo supporto tecnologico che è stato fondamentale, ma abbiamo di fatto creato qualcosa che in questo momento non esiste e che si rivolge non tanto al cliente esterno, ma al cliente interno, che siamo noi all'interno dell'azienda. Quindi abbiamo cercato di identificare i comportamenti specifici e di circoscrivere il più possibile tutto quello che ciascuno di noi può sperimentare sul lavoro, quindi la gestione delle riunioni, il motivarsi a vicenda, il dare feedback. L'abbiamo diciamo mappato e interpretato attraverso dei modelli che ci hanno dato delle chiavi di lettura, ad esempio le tipologie di interazioni, quindi se io avessi selezionato un diverso tipo di paese, una call con la Cina, e io non sono il team leader ma sarei un fornitore, avrei avuto un output totalmente diverso, quindi anche il tipo di interazione ha un grosso peso nel definire il tipo di comportamento che possiamo adottare. E la parte di cluster culturali, noi siamo specializzati proprio sul lavoro di team di professionisti a livello internazionale, e abbiamo identificato appunto dei paesi, degli insiemi di paesi che condividono gli stessi valori e lo stesso approccio nel modo di fare le cose, quindi andando oltre le differenze magari più evidenti ma un po' più superficiali. Tutto questo tradotto non in nel linguaggio della chiacchierata fra colleghi o nel linguaggio classico della formazione, ma in un flusso di conversazione tra PIC e persona. Oggi abbiamo quindi un consulente virtuale, in realtà sono due ma ci arrivo fra un attimo. Dietro questo ci sono state 29 pagine di progetto, l'unione di due mondi, il digitale e il fisico, perché comunque diamo sempre la possibilità, l'abbiamo visto nel dialogo iniziale, se PIC non ti dà la risposta puoi sempre chiedere a qualcuno, a uno dei nostri consulenti reali, ma con PIC noi abbiamo la possibilità di coprire in un'unica soluzione 90 paesi e 240 scenari diversi, quindi tutti gli incroci possibili e immaginabili di paese, di ruolo, di interazione e di situazione. Questa è stata un po', se vogliamo, la nostra sfida, la nostra proposta per una umanità unitaria.
aggiornare e migliorare continuamente le nostre competenze soft per restituirci quello che è il nostro valore aggiunto, quindi dedicarci un po' di più a quelle situazioni in cui la creatività, l'empatia, la sensibilità, l'intuizione umana fanno veramente la differenza. Per questo a noi piace definirci una piattaforma tecnologica con un DNA umano, quindi mettiamo insieme per offrire servizi di consulenza, sia una consulenza virtuale che appunto un network di consulenti che sono presenti, permettono di essere presenti in tutto il mondo. Quello che avete visto stasera in maniera molto veloce è il prodotto che stiamo sviluppando lato aziende. In realtà noi nasciamo, diciamo, questa è un po' la nostra seconda rinascita, ufficialmente siamo nati 2 anni fa con l'obiettivo di supportare le persone a, detto molto praticamente, a trovare opportunità professionali all'estero, quindi fornire dei servizi di carriera per aiutarle a capire come approcciarsi a diversi mercati che non sono il proprio, che non sono quello in cui ci muoviamo abitualmente, per banalmente realizzarci meglio come persone, intercettare un po' il desiderio di viaggiare, di sperimentarci in nuovi contesti o di voler rientrare nel proprio paese d'origine dopo tanti anni, magari passati all'estero. In questo momento in Italia, ma anche all'estero, non c'è una soluzione dedicata che prenda in considerazione il fatto che una persona, un professionista oggi, non è più solo limitato al suo paese, alla sua area geografica, ma veramente può spaziare in tutto il mondo, e non lo fa nessuno con un tool che permette comunque di essere accessibile, di essere agile, arrivando alla consulenza umana solo quando c'è un'esigenza molto specifica. Quindi se vi servono in questo momento, se vi serviranno da ottobre delle informazioni per capire come muovervi, come esplorare opportunità professionali in un altro paese, dal 1 ottobre saremo online con il link specifico per questo settore. E appunto il ragionamento è stato: non ci sono solo le persone che si muovono di loro iniziativa e che prendiamo questo tipo di interesse, di ambizione, di desiderio, o anche un'esigenza personale. Ci è capitato molte volte di aiutare magari ragazzi che dovevano raggiungere il partner o il coniuge o la fidanzata che è di un altro paese. E quindi ci siamo detti: ma in realtà tutti noi, che anche se non ci spostiamo fisicamente, lavoriamo con persone da tutto il mondo, abbiamo sempre più contatti a livello internazionale, quindi è vero, da un lato chi cerca lavoro ha il problema di dove mandare il CV, come porsi nella maniera efficace con loro, capire se un contratto di lavoro è sensato e può essere accettato oppure no, non avendo parametri di riferimento su quel paese. Ma anche la tua azienda, sempre più in realtà che abbiamo incontrato, assumono persone da tutto il mondo e appunto lavorano con clienti con cui devono costruire ogni volta queste nuove relazioni. Quindi con VIC abbiamo voluto esplorare e applicare una tecnologia simile, ma con delle esperienze molto diverse, a questi due filoni che per noi sono comunque, diciamo, due facce di una stessa medaglia. Questi sono i miei barra i nostri riferimenti, quindi ovviamente anche durante l'aperitivo o su LinkedIn, se volete mi trovate. Noi stiamo parlando di Viale Sarca, quindi non lontanissimo da qui. E chiedo appunto quindi ad Antonio se ha qualcosa da aggiungere da questo punto di vista. Spero di sì. E ovviamente se avete qualche... La mia domanda è sull'aspettativa della reazione da parte
del pubblico di riferimento. Cioè, il dubbio che io con uno strumento del genere è se un'insoddisfazione da parte di chi prova a usare il sistema non possa rappresentare poi un ostacolo a come dire, proseguire nella propria ricerca di una soluzione al problema. Cioè che non possa essere che non possa diventare una barriera questo strumento, invece che uno strumento di facilitazione. Beh, sì, certo. Cioè, io mi immagino uno scenario in cui una persona appunto abbia un problema e vuole risolverlo, viene, come dire, incanalata verso questo strumento come probabilmente strumento di contatto primario, però se l'esperienza è negativa, non necessariamente per, come dire, caratteristiche intrinseche dello strumento, ma perché magari si aspetta qualcos'altro, mi chiedo se questo scenario, così dire, catastrofico è stato preso in considerazione, nel senso, il fatto che lo strumento, come dire, sia controproducente perché magari non è tarato su tutte le caratteristiche che possono essere quelle del pubblico. Sì. Allora, lato pubblico, appunto, quindi un utente qualsiasi che accede alla nostra piattaforma ha un tipo di servizio molto preciso che riguarda solo, diciamo, la parte di orientamento di e faccio anche una doverosa commessa. Questo non vuol dire che non garantiamo un lavoro, perché ci sono tante variabili che non possiamo controllare, ma diamo gli strumenti per poter ridurre i tempi e poter avere più risposte di quelle che si potrebbero abitualmente. Lato invece supporto al lavoro delle persone in azienda, è chiaro che è un'indicazione, una strategia che può essere proposta anche a supporto di una classica formazione, ma che ha il valore di essere continuativa nel tempo e disponibile non solo in quel momento, magari faccio anche fatica appunto a riunire nello stesso momento persone che vengono da diverse sedi, e in questo modo ho un stimolo per dire ok, io pensavo di pormi in un certo modo, effettivamente provo a rapportarmi in maniera diversa. È chiaro che non è la soluzione, nessuna formazione può dare la soluzione, ma è uno spunto in più, ed è per questo anche assolutamente questo fa parte del modo in cui ci siamo voluti mettere in gioco, per questo che chiediamo feedback, perché comunque se qualcosa non funziona, se c'è qualcosa da migliorare, se uno ci dovesse dire guarda, io invece ho fatto tutto il contrario ed è andata benissimo, cosa possiamo apprendere noi a nostra volta da questo? Non so se ho risposto. L'utente viene guidato, quindi non ci sarà mai un momento in cui lui lei dirà io ho un problema con il mio caso, non è questo lo scopo del bot, non è raccogliere segnalazioni particolari. Quindi qualsiasi poi anche reportistica o statistica sarà sempre a livello generale e l'indicazione sarà guarda, ci sono su 100 persone 50 domande. Possono essere anche della stessa persona, possono essere 50 utenti diversi su uno stesso argomento, su uno stesso tema. Quindi questo può essere utile da approfondire se il tema è la negoziazione, per esempio, vuol dire che le persone magari si sentono poco sicure a sviluppare dei rapporti commerciali con un determinato paese o più paesi. Non si va mai a livello della situazione specifica.
dati che avevano delle persone sono l'account aziendale nel momento in cui c'è un'utenza aziendale che viene creata e quello che consente la profilazione, che non è assolutamente un dato sensibile, ma serve solo a indirizzare la risposta. Quindi poi tutto quello che è specifico, ovviamente non siamo GDPR compliant, quindi non viene assolutamente condiviso quello che è l'attività o le informazioni condivise dal singolo utente. I testi che abbiamo visto sono stati preparati da una sola, ma la risposta, il bot dalla domanda è andato a prendere un testo che era esattamente quello in tutta l'interezza di cui l'abbiamo visto noi, o ha assemblato la risposta estraendo degli spezzoni da dove l'ha ritenuto più opportuno in base alla domanda? Ha assemblato la risposta sulla base dei diversi parametri, quindi appunto sulla base del paese è andato a prendere la panoramica generale, è andato a selezionare poi il testo specifico sulla base del ruolo della persona, del tipo di interazione, del tipo di situazione e l'altro aspetto poi riguarda per esempio genere e età, quindi seniority, perché magari ci sarà politica incorretta, ma ci sono sicuramente alcune culture dove essere una donna giovane può essere controproducente per ottenere certi risultati, se io devo coordinare un team o se devo appunto essere credibile in Arabia Saudita e se sono un'azienda forse mi conviene sapere che è un po' un ostacolo. Però si va a selezionare proprio la risposta mettendo insieme la complessità della situazione. Le cambi a questo livello invece? Sì. Perché molte di queste cose che elencavi erano domande con una possibile scelta tra alcune opzioni. Mentre c'erano alla fine tre campi, mi sembra, in cui si descriveva proprio a testo libero la situazione. Questi come vengono interpretati? Questi vengono interpretati appunto da un lato per vedere se se ci sono delle rispondenze rispetto a delle strategie che sono invece contenute nel database e come strumento poi di feedback di apprendimento. Quindi quello che vogliamo fare comunque è raccogliere appunto eventuali azioni in progresso della persona, portarlo a dire guarda che rispetto a quello che facevi ci può essere quest'altra cosa che non hai considerato e chiedere appunto come ultimo passaggio l'esito finale e da lì poi andare a creare l'apprendimento poi del sistema. Abbiamo visto molto in italiano il target di utenti si suppone di cultura italiana o c'è anche un parametro relativo appunto cultura prevalente del tempo, perché un americano che sbarca in Finlandia non avrà le stesse difficoltà di un giapponese. Allora lì entro un po' nel tecnico, però cerco di farlo breve. In questo momento ovviamente siamo nati in Italia, quindi il punto di riferimento e l'entry point anche a livello di mercato è in Italia, ma lavoreremo entro fine anno anche una versione in inglese, proprio perché siamo un team, ci rivolgiamo appunto a una platea internazionale, quindi è parte del nostro DNA. Il modello che utilizziamo e che ho utilizzato io poi soprattutto per la parte di contenuto permette di avere una panoramica a 360 gradi delle varie culture in rapporto l'una con l'altra, quindi non tanto la cultura giapponese, la cultura americana, la cultura italiana, ma rispetto al mio punto di partenza com'è la cultura giapponese rispetto ad alcuni parametri che sono e che abbiamo cercato di convertire di nuovo non in linguaggio tecnico ma in indicazioni di un certo tipo.
io mi devo interfacciare con una cultura diversa, c'è questo tipo di diversità, quindi noi abbiamo preso da riferimento lo stacco. Quindi tiene sempre conto del fatto che il punto di partenza di una persona, a prescindere da, appunto dalla provenienza, abbia questo tipo di gap rispetto alla cultura dell'altra. La prima domanda, la fonte del contenuto, se il contenuto evolve nel tempo e se segue l'utente nel percorso che fa, le lingue, mi sembra di capire italiano e inglese. Per il momento sì, ma non ci poniamo limiti. E se prevedete un sistema voice che permetta di interagire invece di scrivere? Sì, sono tutte, appunto, siamo in questa fase molto entusiasmante di lancio, quindi sta nascendo adesso. Abbiamo i nostri piani, le nostre ambizioni, quindi assolutamente tutto quello che è la parte multilingua è già, ripeto, implicita, e poi ci piacerebbe arricchire ulteriormente con una parte vocale, con tutta una serie di sviluppi legati anche a anche situazioni più interattive. Quindi quello è un qualcosa che vogliamo affrontare per questa. In questo momento la scelta, come dicevo, è stata di uscire, quindi di cominciare con la parte scritta, un po' per una facilità anche di utilizzo, quindi il fatto di digitare molto velocemente, e il fatto che poi in questo modo avere una risposta scritta e nella versione, diciamo, del cliente privato, di avere report, consente di avere appunto le informazioni che si conservano e quindi di non dire ok, però aspetta, Vic mi sta dicendo delle cose, magari devo prendere appunti, no, stai tranquillo perché ti rimane, quindi lo consulti ed è il tuo know-how che hai a disposizione e che appunto, come dicevi, si arricchisce man mano a seconda dell'utilizzo della condivisione interna. Se si può dare una risposta abbastanza racchiusa. La logica con cui vengono selezionati questi parametri per dare una definizione abbastanza essenziale come quella che abbiamo visto prima, perché comunque le differenze possono essere tante, i pro e i contro possono essere tanti, uno può avere il dubbio se mettere più in evidenza un dato o l'altro, cioè più o meno la logica in generale senza entrare molto nel dettaglio. Per parametri prima, tipo mette in evidenza nell'esempio della Germania il fatto che bisogna essere puntuali, cioè questo esempio qua, anzi mette in evidenza che ne so che in Germania fa parte della cultura anche un ambiente internazionale, nel senso che puoi liberamente parlare, faccio un esempio a caso, in inglese, perché comunque la lingua condivisa dalla stragrande maggioranza, cioè anziché mettere in evidenza questa seconda cosa, mette in evidenza il fatto che bisogna essere puntuali, cioè sto facendo due esempi a caso. Sì. Il parametro utilizzato in questo ma in quasi tutti gli altri casi è stato su focalizzarsi su quello che può veramente impattare la relazione, quindi poi l'efficacia dell'interazione e il raggiungere o meno l'obiettivo attraverso l'interazione con persone di quella cultura. Quindi tendenzialmente la lingua non è mai un elemento discriminante se non in alcuni paesi, ad esempio sicuramente in Francia, se io parlo francese sono molto avvantaggiato, questo è implicito. In altri contesti sì, magari se parlo è un nice to have, però non mi sposta gli equilibri. Se invece in alcune culture appunto arrivo con 5 minuti di ritardo e non avviso, quello già mi fa partire, quindi è un po' così. Quindi questo è stato un po' il criterio. Banalmente, se io vado su Google e torno a quello che dicevo prima e scrivo negoziare con i cinesi, ci sono mille siti che danno consigli su come salutare, i colori da mettere, come dare un biglietto da visita. Tutto perfetto, però io posso anche dare il biglietto da visita nel modo giusto,
ma se poi sbaglio nel gestire la relazione ad un livello di costruire la fiducia con quella persona, fa più danno quello che non se lo do in un altro modo. Poi abbiamo inserito anche alcune specifiche di questo tipo, però faccio un esempio su questo. Qualche tempo fa parlavo con un responsabile di un fondo di investimenti che è specializzato proprio nel rapporto aziende Italia-Cina. Quindi ovviamente loro sono abituati a gestire questo tipo di relazioni e nell'ambito dell'operazione parlano con la delegazione italiana e dicono: guardate, vi portiamo all'ultimo incontro con i vostri partner, insomma la vostra controparte cinese. Se vi fanno un regalo, sappiate che non dovete aprirlo, perché in Cina non si apre il regalo davanti a chi ce lo dona. Perfetto. Arrivano, delegazione cinese consegna un regalo, ok, regalo uguale non aprire. Quindi, perfetto. Peccato che i cinesi palesemente si aspettassero che gli altri aprissero il regalo. Ma perché banalmente qualcuno può aver detto loro: signori, guardate che in Europa o in Italia gli italiani aprono il regalo davanti a chi glielo fa. Quindi c'è stato questo momento di imbarazzo totale in cui gli italiani cosa faccio? I cinesi dire: oddio, ma non lo aprono, ma allora vuol dire che non gli è piaciuto. Il motivo non è l'aprire il regalo, il motivo è la pelle della faccia, che è un elemento portante della cultura cinese. Quindi quello che noi, o quello che una persona che negozia con la Cina si troverà nel suo messaggio di link, è: occhio a non fare nulla che faccia perdere la faccia a un altro interlocutore, che può essere non aprire il regalo quando se lo aspetta, che può essere rifiutare un invito a cena, però la situazione specifica cambia, il tema fondante è quello. Non so se questo ha chiarito un po' la domanda. No, un esempio è stato abbastanza chiaro. Magari viene a mente qualcosa con un po' di cibo, di... Sì. Vuoi? Sì, c'era forse... Sì, qualcosa da aggiungere. Piacere, sono Antonio Miglietta di Everywhere. Insieme ad Alessia abbiamo messo sul progetto che avete visto. Non fare il modesto, se ti metti qua non vieni. Cosa abbiamo visto? Anzi, cosa avete visto, ma cosa abbiamo visto insieme? Abbiamo visto quello che noi definiamo un operatore virtuale, che si comporta come se fosse un chatbot, però dentro c'è una tecnologia molto più sofisticata. Consulente. Infatti, quando ne abbiamo parlato per caso, Wesker non aveva assolutamente idea di fare qualcosa del genere. In una chiacchierata è venuta fuori invece, ma interessante, abbiamo sviluppato questa idea di utilizzare un operatore virtuale in quest'ambito, che poi in realtà è diventato un consulente. Quindi io, l'operatore virtuale è qualcosa che può fare l'assistente virtuale, l'operatore virtuale, ma anche da consulente, l'avete visto. In realtà qual è il vantaggio che dà una tecnologia di questo tipo? È che nel tempo può crescere. Cioè, viene fatto un monitoraggio di tutte le risposte, monitoraggio di tutte le casistiche, e quindi i scenari, che adesso sono 290-40, possono crescere a livello infinito. Si possono aggiungere anche le domande nell'aggiunta. Cioè, un americano che viene in Italia e deve parlare con gli italiani, allora lo fa la domanda: sì, siamo in Italia, ma tu chi sei, da dove arrivi? Sono tutte cose che si possono aggiungere. Qual è l'aspetto però veramente interessante di questo? È che questo tipo di operazione, questo tipo di configurazione, di aggiornamento, o meglio ancora, di formazione, lo farà un Explorer in maniera del tutto autonoma. L'Explorer ha avuto a sua volta una formazione per poter formare a sua volta il consulente virtuale. Questo rende la tecnologia molto più fruibile, molto più potente, anche perché io posso, anzi loro potranno domani dire: bene, io ti ho dato un consiglio strutturato, perché in base alle tue risposte io non ti ho dato una lista alla Google di 200 pagine che devi leggere, poi ti arrangi, dove
trovo tutto il contrario di tutto, ma ti do qualcosa di estremamente strutturato, articolato, costruito attraverso una matrice. Bene, se, come faceva l'esempio Alessia, io dovessi ricevere dopo 8 giorni che chiedo al mio utente come è andata e mi dovesse rispondere, guarda, mi sono accorto che facendo questa cosa diversa da quello che mi hai detto, ho ottenuto un risultato straordinario. Benissimo. Rientra nello storico, lo posso inserire e fare anche statistica. Un domani potrebbe anche essere, guarda che nel 75% dei casi la soluzione è migliore di questa, però sta attento che c'è una piccola percentuale dove potrebbe essere utile fare questo. Questa è una consulenza vera e propria, di cui uno può avere traccia scritta, se ne può andare a ristudiare, ripassare. Ed è molto diverso di avere una consulenza vis-à-vis dove io mi devo ricordare quello che mi è stato detto magari 2-3 settimane prima. Okay? Quindi non c'è più neanche il problema di trovare la giusta empatia. C'è un'analisi di Capgemini recentissima, per rispondere alla domanda, dove dice che praticamente l'utenza, parliamo soprattutto del mondo americano, ma poi arriverà anche qui, sta iniziando a preferire un'interfaccia asettica come quella di un chatbot. L'importante è che sia efficiente ed efficace, perché se non lo è si ottiene il risultato opposto. Però nel momento in cui io riesco ad avere un'immediatezza, non ho la problematica dell'empatia, della voce, di come una persona si pone, se è educata o meno, perché comunque io ho un testo scritto dietro una macchina e quindi lo salto questo passaggio. Ecco che a questo punto io ho un'esperienza positiva che mi invoglierà la volta successiva a utilizzare questo canale di preferenza rispetto a quello tradizionale che può essere la voce o altro. Vi faccio un esempio mio personale. C'è una problematica psicologica che si chiama GRIF, cioè sono persone che hanno avuto un lutto, non hanno metabolizzato il lutto e quindi tendenzialmente l'approccio migliore è la terapia di gruppo. Però la terapia di gruppo rappresenta di per sé un ostacolo, perché queste persone normalmente si isolano, quindi non hanno voglia né di muoversi, quindi di uscire, e tantomeno di andare a parlare all'interno del gruppo. Mia figlia, che è ingegnere biomedico, ha fatto una tesi di laurea dove ha realizzato un ambiente virtuale dove praticamente il paziente partecipa attraverso il suo avatar. Quindi a questo punto si salta completamente la problematica, però io ti do la possibilità di accedere alla terapia. E a questo punto ecco che ho risolto tutti questi problemi. Cosa vuol dire? Che tipicamente le persone, se riescono ad avere un risultato per cercare di risolvere un'esigenza che hanno, un'interfaccia tecnologica di questo tipo va benissimo. Perché? Perché io sono seduto nel mio ufficio a casa mia, mi collego, come faccio tutti i giorni, tutti noi, da Facebook a Google e così via, e inizio ad avere un'interfaccia che mi guida, mi propone, si pone in una maniera, mini-invasiva, non c'è quell'approccio iniziale, sto parlando con uno sconosciuto, si è totalmente anonimato perché non ci si guarda neanche in faccia, e questo aiuta moltissimo e quindi da questo punto di vista diventa un incentivo all'utilizzo. E questo è uno, visto che stiamo continuando a parlare di chatbot, è uno degli utilizzi fantastici che si può fare di un operatore virtuale. Ovviamente si può essere la voce, può essere anche su un social, può essere anche su un'app, è integrato un'app, non ha limiti, almeno la nostra tecnologia non ha limiti. La cosa importante è che noi all'interno del funzionamento, noi vediamo il risultato finale, però dietro c'è un lavoro incredibile di tecnologia per poter ottenere questo, e questo è soltanto l'inizio. Cioè non è che questo è il prodotto finito, il prodotto evolverà nel tempo in una maniera incredibile, senza limiti, perché lui non dimenticherà nulla di tutto quello che sarà stato inserito. E quindi diventerà sempre più esperto, cosa che normalmente le persone umane fanno fatica. Anche perché
se si parla di consulenza e uso tre consulenti diversi, io posso ricevere tre cose diverse. Quindi quello che può diventare un problema. E magari poi seguo non quello che mi dice la cosa che ha più senso, ma quello che mi è sembrato più simpatico, più empatico. In questo caso, avendo traccia di tutto, si riesce veramente a dare un'oggettività alla consulenza. Se ci sono domande specifiche sulla tecnologia, volentieri. Qualche approfondimento, soprattutto non so, che differenza c'è tra un operatore virtuale e un chatbot. Yeah. Mi sembra una buona domanda. Questa è anche facile. Allora, normalmente chatbot è un termine ormai di noi. Everywhere esiste dal 2010. Nel 2011 abbiamo installato il primo chatbot in una multinazionale che fa spedizione. Quindi davamo informazioni, domanda, risposta. Funzionavamo via SMS, quindi non c'era una chat. Cioè la chat era attraverso gli SMS. E veniva la gestione appuntamenti, cioè ti devo consegnare la merce quando ti trovo e gli si mandava l'SMS. In realtà il cliente ha iniziato a dire ma non si può aggiungere questa funzionalità, e ovviamente noi abbiamo iniziato a aggiungere la funzionalità. Insomma, siamo arrivati a un punto tale che abbiamo snaturato la funzionalità originale del chatbot ed è diventato un operatore virtuale, cioè abbiamo iniziato a simulare quello che gli operatori del loro customer service facevano per telefono, sempre in maniera più massiccia. Cosa ci ha costretti a fare? Prima di tutto di concepire i dialoghi attraverso dei processi. Cioè, ogni problematica nel cercare di capire che cosa mi stai chiedendo lo gestisco all'interno di microprocessi. Perché? Ipotizziamo che utilizzo lo stesso termine, Brindisi. È la città di Brindisi o è il Brindisi che faccio con lo spumante? Okay. Allora, in base al contesto dove mi trovo durante il dialogo, io posso sapere che Brindisi devo andarmelo a prendere perché mi serve, è un indirizzo, è una località, oppure Brindisi mi stai raccontando che hai fatto un Brindisi l'altra sera. Questo è difficile da far capire a un computer. Un modo per farlo capire molto efficace è quello di racchiuderlo all'interno di un processo, cioè io quando sono all'interno di questo processo che mi deve gestire questa problematica e tu mi usi la parola Brindisi, io so che a questo punto si intende una o l'altra accezione. I casi ce ne possono essere tantissimi. Quindi in questo caso c'è la transazionalità per poter gestire a questi livelli il dialogo. L'altra cosa è l'integrazione con i sistemi esistenti. Ovviamente in questo caso non c'è un sistema esistente perché il sistema, il database, in questo caso la matrice, è integrata nell'operatore virtuale, ma poteva essere perfettamente esterno. Io gioco il mio database, lui si collega e prende tutte le informazioni che vuole in base ai dati che ha raccolto. Quindi cosa vuol dire? Che come l'operatore umano del customer service, che quando al cliente gli può dare semplicemente delle informazioni che lui ha già in memoria nella sua formazione, oppure deve andare a vedere delle informazioni che acquisisce sui sistemi e quindi si deve collegare con un'interfaccia grafica, tipicamente alfanumerica, e va a interrogare i sistemi, l'operatore virtuale fa esattamente le stesse cose e in base ai dati, le informazioni che trova, prende le decisioni e dà le informazioni che deve fare. E in più può fare anche azioni dispositive, quindi registrare all'interno delle applicazioni tutte le informazioni che possono essere utili per poter offrire il servizio che si vuole dare attraverso un operatore virtuale. Quindi si dà la possibilità all'utente di vivere quello che ormai è una CX, UX, chiamatela come volete, molto efficace e soprattutto all'immediatezza. Cioè, vi faccio un esempio che è completamente lontano, ma giusto per farvi capire. Io devo fare una spedizione all'estero. Non è niente di trascendentale. Alzo il telefono, chiamo, do l'indirizzo, il mio per la presa, e faccio, do l'indirizzo.
se voglio automatizzare questo processo non è banale, perché in realtà le operazioni da fare sono molteplici. Allora, devo dare l'indirizzo della presa e prendere un appuntamento quando la merce è disponibile, verificare l'indirizzo, quindi vuol dire che il lavoratore virtuale deve verificare l'indirizzo che gli sto dando per capire se l'ha capito e se l'indirizzo è valido. Dove va la merce? Quindi indirizzi internazionali, quindi devo andare in una database a verificare che l'indirizzo che sto dando sia corretto, esiste. La natura della merce, materiale infiammabile, bene, ti devo dire come deve essere imballato, oppure quanto pesa, la quantità, no, hai superato i limiti, devi fare due imballi diversi e quindi devo gestire questa cosa, ma non è finita. L'origine, non solo la natura della merce, ma l'origine della merce, perché se tu devi spedire qualcosa in Messico e c'è l'embargo su alcuni prodotti cinesi, io non lo devo sapere, l'operatore virtuale deve avere questa matrice e dire no, guarda, non puoi fare perché c'è questo embargo. Ma non è finita, a un certo punto devo fare il calcolo del dazio, ok, perché io lo voglio sapere. Bene, questa operazione l'essere umano la fa prendendo tutti i dati, se li elabora, fa tutti i calcoli, si collega a 4-5 applicazioni diverse e dopodiché richiama il cliente per dare tutti i dati, sperando che il cliente poi sia disponibile o meno, perché se il cliente è una società e mi chiama alle 5:30 e io lo richiamo alle 6:30, magari la persona già non è andata via, quindi è un problema. Con l'operatore virtuale viene fatto tutto online immediatamente, perché si collega a tutti i sistemi contemporaneamente e quindi il calcolo viene fatto tutto in automatico. Da questo punto di vista voi vi rendete conto che l'esperienza che io sono riuscito a fornire al cliente è estremamente positiva, considerando che se c'era un problema particolare che io non ho previsto, cioè che non ho inserito all'interno della funzionalità dell'operatore virtuale, l'operatore virtuale ha perfettamente all'interno la funzione di coinvolgere un operatore umano, quindi fare il passaggio, e se si è al di fuori degli orari prende tutti i dati e li passa attraverso una mail e comunica al reparto di competenza, per cui il giorno dopo non c'è bisogno di rifare di nuovo tutto. Provate a immaginare quante le volte che io chiamo, sto per fine la telefonata, cade la telefonata e parlo con un altro operatore e devo iniziare da capo. In questo caso, no, perché ho dovuto registrare. Okay. Mi collego su questo perché appunto l'elemento del tempismo è qualcosa che è molto presente ed è anche un po' il caso da cui è un po' nato, un po' preso forma VIC, è un'azienda con cui abbiamo lavorato e c'è un grosso azienda di vendita di abbigliamento e accessori con punti vendita in tutto il territorio italiano, che sorprendentemente ha un altissimo volume di persone che vengono mandate all'estero per seguire l'apertura di nuovi punti vendita. Parlando con management, loro dicono: guarda, noi non sappiamo come fare perché sono partenze dall'oggi al domani su paesi totalmente diversi, quindi non abbiamo una pianificazione a lungo termine e un mese uno delle nostre persone può andare in Colombia, un altro in Egitto, un altro a Malta, un altro a Cipro e un altro in Russia. È ovvio che poi si trovano nel paese e non hanno nessun tipo di perché a stento siamo riusciti a fare in modo che abbiano avuto tutti i permessi giusti per non essere rimandati indietro alla frontiera. Come possiamo fare per avere questo tipo di supporto che sia tempestivo e con un livello di variabilità estremo? Perché appunto non posso dire ho 10 persone che tutte insieme mi vanno a 5, quindi perfetto, venite tutti insieme in un'aula e facciamo un approfondimento di quello che dovete sapere. Quindi abbiamo fatto una prima formazione a tutti i loro manager, quindi capi area, anche qui a livello trasversale, quindi non focalizzandoci su un paese specifico, proprio perché non sapevamo su quale conveniva puntare, ma coprendo delle region, chiamiamole delle aree geografiche, di modo che questi manager potessero comunque fare un primo livello di supporto alle loro persone e dire ok, guarda, vai qui là, appunto in Colombia, piuttosto che in Egitto, prima di partire sappi A, B e C. Una volta che sono lì,
quello su cui stiamo lavorando è avere Vic a disposizione per risolvere, appunto, o essere un primo help desk di supporto su domande specifiche, quindi selezionare il team, gestire il team, come faccio a farmi venire in orario, come faccio a farmi rispettare i turni, eccetera. Perché altrimenti non avrebbero nessuno a cui rivolgersi. Con la possibilità di dire se poi vi serve e se avete, come dire, volumi sufficienti, noi abbiamo comunque delle persone che possono intervenire, persone fisiche, quindi consulenti, partner, che sono basati in quel paese, che conoscono e possono intervenire nel caso facilitare il processo, magari presenziare a uno dei momenti fra team locale e persona esterna. Però in quel momento la persona si sente meno abbandonata, meno spaesata e con un po' più di come dire, strumenti a sua disposizione per fare bene e godersi anche un po' l'esperienza, perché altrimenti è fonte di tensione e non quell'opportunità di crescita per cui invece si è candidata, perché sono tutte persone all'interno di questa azienda che si sono proposte per farlo, nessuno le ha costrette o le ha detto o vai lì oppure non sappiamo che lavoro farti fare. Quindi il fatto in questo senso di poter rispondere in maniera tempestiva a questo tipo di situazione dove appunto partenze molto veloci e altissima variabilità dei paesi di destinazione. Da parte mia e credo nostra, intanto grazie della presenza e soprattutto della partecipazione, delle domande, del coinvolgimento, perché personalmente è una delle cose che preferisco, e non solo sentire il suono della mia voce, ma avere proprio uno scambio con chi partecipa.